Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Somerville. Io sono Glacial Sphere e in questo gameplay walkthrough che sto portando dall'inizio alla fine del gioco stiamo giocando a Somerville su PC in 4K a 60 fps a grafica massima che possiamo ottenere da questo gioco. Nello scorso episodio avevo espresso le mie lamentele per quanto riguardava gli enigmi di Somerville. Almeno questi che avevo trovato in queste miniere che per me non erano fantastici a livello di risoluzione. E dopo essere andato a vedere una pratica guida per capire come risolvere questo dannato enigma, confermo la mia opinione. Perché? Perché la meccanica che c'è in questa zona per risolvere l'enigma è la seguente. Praticamente, vabbè, qua la prospettiva tra l'altro è sempre stupida, dovete far muovere solamente di uno scatto l'argano qui. E a questo punto lui rimane. Lui rimane, e allora voi potete anche semplicemente, appunto, solidificare il tutto. E a questo punto immagino che voi possiate. Dov'è? Può tornare indietro in qualche modo? Ah, no, no, non non, ormai basta, è finita così, è andata. Vediamo se si può passare. No, non si può passare. Niente, ragazzi, continuo a pensare che gli enigmi di questo gioco siano fottuti. Oppure possiamo spostare il carretto per farlo salire. Ok, sì, bisogna spostare il carretto. Va bene, va bene. Cosa? Cosa? Bug! Buggatissimo, avete visto che glitch? Vabbè ragazzi, io nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, farmi sapere cosa ne pensate voi di Somerville e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Oltre che condividere questo gioco a tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo. Io lo sto giocando e per adesso la mia valutazione è ma, tutt'altro che positiva, sinceramente. Non sono qui a promuovere ogni gioco che gioco, non sono qui a tessere le lodi di ogni gioco che entra nel Game Pass. Questo Somerville, specialmente giocato dopo Pentiment, che invece ritengo una vera mina. Se vi siete persi Pentiment, andatevelo a vedere perché è fantastico. Boh, non mi sembra niente di che questo Somerville, sinceramente, ragazzi. Mi sembra un giochino indie che chiunque avrebbe potuto fare, ma a livello narrativo per adesso non c'è niente, davvero niente. E siamo, penso, a tre quarti del gioco ormai. Quasi a tre quarti del gioco. Quindi vediamo un po' come si sviluppa. Il gioco è corto, quindi non mi pesa continuare per finirlo, anche per appunto finire la serie qui sul canale. Però lo continuo solamente perché il gioco è corto. Altrimenti l'avrei già lasciato andare. Vediamo un po' cosa si fa qui invece. Vediamo se l'enigma è ancora fottuto, eh. Allora, vediamo un po'. Qui mi sembra che ci sia una leva da tirare. Ok, per cambiare direzione. Qui c'è un pulsante da premere. Ok, vieni con me. Ok, per adesso sta andando abbastanza flawless, credo, l'enigma. Poi ricambiamo la direzione. Vi ricordo che lo sto giocando in blind run, quindi lo sto giocando per la prima volta insieme a voi. Tutta la fatica che vedete nel risolvere certi enigmi la state vedendo veramente. Cioè è quello che appunto un giocatore che lo gioca per la prima volta si ritrova a dover affrontare. Allora, qui penso che entri in gioco allora questo. No, accendiamo ovviamente. Però non posso muovere la visuale. A cosa serve tutto ciò? Quello del carrello non è materia. Non è assolutamente materia solidificabile. Posso spingere questo carrello allora? Ok, però non si apre quella porta ovviamente, no? Questo è il problema. Come aprire questa porta? Non mi sembra che ci siano pulsanti qui vicino. Né che ci sia il modo di. Qui sotto magari però si può trovare qualcosa, sotto questa roba. Né che ci sia il modo di portare della luce lì.
Qua posso chiudere, eh? Una volta aperto, basta. Non si può più interagire. Mi sa che una volta aperto non si può più interagire. Qui dentro c'è qualcosa che ci siamo persi? A quanto pare no. Questa leva semplicemente muove questo marchingegno, quindi non ci serve più. Ci siamo bloccati un'altra volta, non ci posso credere, eh. Guardatela, questa non serve a nulla. Cioè, a cosa serve tutto ciò? Non possiamo muovere la telecamera per vedere se sta servendo, se sta succedendo qualcosa. Ah, possiamo salire magari da qui, eh? Magari qui la prospettiva è fatta ancora col culo, ma si può salire? No. Non si può passare qui? Anche se questa mi sembrava una sorta di porta, non si può passare. Boh, non capisco. Davvero non capisco. Forse devo sfondarlo. Devo tipo prendere la rincorsa da qua e sfondarlo. Vediamo. No. Evidentemente no. E che devo fare? Di nuovo. Cioè, di nuovo questo gioco mi blocca. Qui non possiamo fare nulla. Questa è semplicemente una saracinesca, non c'entra lo sciogliere e il solidificare. Qui dietro non vedo nulla. Non vedo assolutamente nulla. Qui neanche. Questi magari possono aiutarmi a... Ah, aspettate, aspettate, sono leve queste? No. Ma qua non... Cioè non... Non capisco a cosa serva. Possiamo magari spegnere e riaccendere per aumentare la potenza? Non lo so, non credo. No, ragazzi, non capisco. E davvero non capisco. Questa leva non serve più a nulla. Gira semplicemente il marchingegno, quindi non serve a niente. Altri pulsanti non mi sembra di averne visti in giro. Il carrello, muovendolo qui, non cambia assolutamente niente, come è giusto che sia. Le luci non sciolgono nulla. Qui magari posso fare qualcosa, no? No, ma le luci in generale sono posizionate in modo da non riuscire a interagire con nessuna materia in questo caso. E quindi, ragazzi, onde perdere di nuovo tempo, vado a vedere come si risolve anche questo enigma. Pessimi enigmi, davvero. No, ragazzi, cioè io ho visto come si risolve questo enigma e no. Cioè loro ti mettono questa cosa qui per farti intuire che potrebbe esserci il modo di far salire questa saracinesca per passare e magari far passare il carretto perché potrebbe esserti utile. E in realtà quello che devi fare è questo. Boh, cioè non capisco. Overthinking totale. Anche perché poi qui tra l'altro si può forse... vedi che la saracinesca si può alzare e allora non sono scemo. Cioè, è che questo gioco ti fa pensare a delle cose che poi non accadono. Boh. E poi tra l'altro, a che può portare questo carrello lì? Boh, lo scopriremo, vediamo. Vediamo, vediamo. Poi di nuovo, cioè, non sei mai salito sui carrelli della miniera e qui ti viene richiesto di salire sui carrelli della miniera. Va bene. Vai, vai giù. Ok, qui abbiamo una leva. Ok, per far passare il carretto, vai. Devo sfondarlo? Vai, guarda che debba sfondarlo, quindi tiriamolo su. Ritiriamolo su se si può e poi lasciamolo cadere, perché quello mi sa di cancello da sfondare. Vai. Infatti, ok, finalmente un'intuizione corretta. Finalmente. Posso passare? Sì. Io questo me lo porto dietro comunque. Potrebbe essere utile.
altra leva da attivare. Sento qualche rumore. Non è che questo alla fine andrà a sbattere contro il cane metallico e così riusciremo a ucciderlo, vero? Era quello che mi immaginavo quando abbiamo buttato il primo carretto nello stagno. Eccolo là, eccolo là. Ah no, ok, viene usato come nascondiglio, immagino. Ok, come semplice nascondiglio, va bene. Quando ci inquadra, noi siamo fermi. Così non sospetta di nulla, no? E poi passiamo. Ah, sono in due questa volta i cani. È un 2-3 stella praticamente. Ah, in tre sono. Allora, non so se muovendoci comunque non ci beccano, però per sicurezza me ne sto fermo. Poi, ecco, passiamo. Ah, qui devo andare lì alla leva. Ah, minchia. Beccato instant. Proprio subito. Scioccato immediatamente. Ok, ragazzi, mano a mano che andiamo avanti nel gioco, devo ammettere che le mie aspettative per Somerville erano molto più alte di questo. Mi aspettavo un gioco completamente diverso. Ok, quindi anche se ci muoviamo, comunque non ci beccano. Ok, però rimangono a guardarci. Puoi andartene per favore, eh? E se continua a guardarmi io non posso arrivare là. O no? Appunto. Quindi ok, non possiamo muoverci. No, comunque devo ammettere, le mie aspettative per Somerville erano molto più alte, ma di parecchio. Questo mi sembra un videogioco indie da 2 soldi, boh, buttato a caso. E con un marketing che l'ha pompato molto più di quello che è. Molto, molto di più di quello che è in realtà il gioco, eh. Cioè, c'erano dei trailer pazzeschi per sto gioco. In realtà non è niente di che, almeno fino ad ora. Ma mi ha sentito in qualche modo il cane, ma perché prima non lo faceva? O prima lo faceva comunque? Qui come faccio allora? Non capisco perché il cane questa volta mi guardi così. Non mi ricordo se anche la prima volta era successo a questo punto. Cioè che il cane lì mi guardasse con insistenza al primo. Perché se fa così io non posso avanzare, immagino sia chiaro anche a voi, no? Cioè non posso avanzare se lui è così. Devo portarlo magari indietro? Ok. No, di nuovo. Se lo porto indietro, poi lui inizia a fare avanti e indietro. Ok. Vado avanti e lui ritorna lì. Ma che è sta roba, ragazzi? Ma che è? Ma perché dovrebbe tornare qui? Scusatemi, eh. Poi torno indietro, lui inizia a fare. Inizia di nuovo a fare la ronda, no? Eccolo. Poi vado avanti e vengo beccato. Devo andare allora da qui dalla scaletta? Può darsi. Proviamo ad andare dalla scaletta? Sì, devo andare dalla scaletta, ok. Però è davvero strano il modo in cui te lo indichino che devi andare dalla scaletta, perché lì il cane non aveva modo di sapere che io stavo arrivando. Niente, vabbè. Il cane non aveva modo di sapere che. Cioè, perché il cane prima non ti becca mentre vai con questo, anche se gli passi sotto il naso, guardate, eh. Cioè, gli passi sotto il naso con il carretto. Con il carretto che si muove, non ti dice niente. Guarda. Poi arrivi lì e in qualche modo si blocca lì. E ti continua a guardare. Boh. Boh, davvero. Ah, qui dobbiamo aspettare semplicemente che se ne vada. Sì, però puoi salire per favore, grazie. Ok, abbiamo il tempo di uscire? Sì, c'è il tempo di uscire.
No, però non ora. Ok, sì, no? Vabbè, è andato comunque. E di nuovo qui ci guardano tutti. Ok, poi ricominciano a fare la ronda, quindi abbiamo tempo di uscire di nuovo. Ok. Anche qui saliamo nel momento in cui non ci guarda, così siamo tranquilli. E andiamo col carretto. Boh, gameplay ultra allungato da queste sezioni che sono abbastanza bruttarelle per quanto mi riguarda. Non aggiungono niente al gameplay, non aggiungono niente al videogioco. Sono solamente lente, trial and error e brutte. Ecco, vai a vedere cosa è successo, vai, vai. Bravo. E va bene. Mettiamoci qui dietro. Ok, lui poi cambia direzione, allora noi possiamo andare qui. Stai calmo, stai. Minchia, che rumore che fa. Possiamo fargli danno? Possiamo spegnerlo momentaneamente? Ma è momentaneamente e poi lui si riaccende oppure è per sempre? Mi sa che è per sempre. L'abbiamo paralizzato. Ecco perché quell'altro vinceva contro di loro, aveva il potere di paralizzarne. Ok. Chiamiamo l'ascensore, immagino. Ascensorino. E forse usciamo da questa miniera, un'ambientazione che non mi è piaciuta per niente in questo videogioco. Anche perché da questa miniera non si avverte minimamente l'apocalisse che c'è fuori. Cioè, prima almeno ci vedevamo tutte le macchine abbandonate, tutto disabitato, tutto abbandonato, quindi si avvertiva effettivamente l'apocalisse. In queste miniere sembra di stare in una qualsiasi miniera, in un qualsiasi videogioco, in un qualsiasi momento storico. Cioè non sembra esserci un'apocalisse in corso. No, siamo comunque nella miniera. Si corre? Si corre? Si corre, sì. Ok, oh, finalmente fuori dalla miniera. Posso controllare un po' il personaggio. Per evitarmi di andare magari contro delle rocce. Oh, finalmente siamo usciti da quella maledetta miniera e ritorniamo a vedere un mondo appunto durante un'apocalisse. Tutti morti. Tutti forse rapiti, nemmeno morti. Non morti, forse rapiti. Anche se quei cani effettivamente se ti beccano ti uccidono con quei proiettili. Non hai speranze di sopravvivere. Mentre se vieni beccato dal raggio sembra che sia un raggio traente, quindi che tu vieni appunto assorbito, portato sulla loro nave. Ah, e troviamo il nostro cagnolino? Oppure un altro, perché sarebbe strano che sia il nostro cagnolino, un po' una coincidenza. O così.
Siamo entrati nelle miniere a caso, l'abbiamo abbandonato pure molto prima ed ora l'abbiamo ritrovato. No, ma non possiamo interagirci. No, che peccato, non possiamo interagirci. No, vabbè, peccato. A questo punto, ragazzi, però, ridotti malconci così dopo la fuga rocambolesca dai vari Metalhead, direi che questo video può finire qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Somerville. Io sono abbastanza critico, ma magari a voi piace, quindi esprimetevi tranquillamente nei commenti. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!